Mi chiamo Antonio Mercogliano, sul web conosciuto come Tony Tubo. Sono uno youtuber slash streamer slash influencer. Ho iniziato nel 2014, un po' per gioco, un po' per sfida, un po' per noia, soprattutto perché tornavo la sera da lavoro a casa e passavo le serate a giocare ai videogiochi. Nel frattempo però vedevo che su YouTube iniziavano tanti influencer, tante persone, tanti youtubers a prendere piede, quindi a fare dei bei numeri, ad avere tante persone intorno con cui condividevano il loro, diciamo, il loro gameplay, il loro modo di giocare. Questa cosa mi affascinava tantissimo, cioè per me era fantastico poter far vedere la partita che giocavo tutte le sere da solo a casa alle altre persone. Quindi presi questa scelta, comprai, diciamo, le prime strumentazioni, che come al solito inizi, spendi tanto e compri sempre roba che non serve. Infatti dopo 6 mesi l'ho buttata via. E comunque compro tutte queste cose, inizio la mia avventura su YouTube, inizio a caricare. Ovviamente i primi risultati sono stati pessimi, perché errori di montaggio, errori di registrazione, però sbagliando si impara. Infatti ho fatto un buon 2 anni di vera gavetta, dove imparando dagli errori mi miglioravo giorno per giorno, perché comunque non ero pratico di registrazioni, non ero pratico di montaggio video. E poi alla lunga, dopo 2 anni, ho iniziato a fare streaming su YouTube come facevano su Twitch. Cioè io avevo osservato i Twitcher, quindi le persone che stavano su Twitch, che facevano streaming tutte le sere a un certo orario, e dissi: ma perché sta cosa non la faccio, ma la faccio su YouTube? E questa è stata la chiave di svolta del mio canale. E poi mi sono trasferito su Twitch. Io all'inizio volevo chiamarmi TonyGamer85, ovviamente ispirato a CiccioGamer89, che saluto, a Mirko, che è stato uno delle persone che ho visto iniziare questa avventura di YouTube, l'ho seguito dagli inizi, e quindi praticamente ispirandomi a lui volevo fare TonyGamer85. E quindi pensai a qualcosa con Tony che potesse suonare bene, e mi piaceva TonyTube, perché all'epoca c'erano molte persone che mettevano il nome ai canali YouTube togliendo il U di YouTube e quindi mettendo il loro nome e poi Tube vicino. E allora a me piaceva questo TonyTube, però mi suonava troppo scicchettoso, no? Allora a un certo punto leggo un messaggio di un ragazzo su un forum che scrive: ragazzi, questo è il mio canale, il mio angolo sul tubo. Quando lessi quell'angolo sul tubo, dissi: è vero, tradotto in maniera ignorante, in italiano, tube diventa tubo. Quindi TonyTube suonava bene, e da allora eccomi qua, Tony Tubo. All'inizio io portavo una serie su COD che si chiamava Vita da Camperone, dove praticamente, siccome non ero molto bravo a giocare a COD, passavo tutto il tempo a camperare. Quindi il mio scopo era fare a fine partita 0 kill, 0 morti però, quindi essere invisibile totalmente nella partita. E non chiedetemi il perché, ma quei video andavano anche bene. Poi portai Grand Theft Auto. Ragazzi, ci sono video tipo la storia di Peppe Motocross, ci sono video come Gita a Montevergine, erano proprio dei gameplay di puro, diciamo, cazzeggio. Io accendevo la console, non sapevo neanche io cosa stavo andando a registrare, mettevo col personaggio, quello che succedeva, succedeva. Diciamo che col tempo ho portato tanti giochi, però il gioco di punta è stato FIFA, perché FIFA lo gioco da tempi immemori ormai. Cioè, il mio primo FIFA è stato FIFA 98-97, preso da mio cugino che me lo fece provare al PC. FIFA è stato il gioco che mi ha dato le soddisfazioni nel mondo competitive nel 2009, quindi stiamo parlando di 10 anni fa, sono stato vice campione italiano di FIFA, e quindi ho avuto molto con questo titolo, ed è stato il titolo che poi mi ha portato in auge su YouTube e mi ha fatto conoscere dal grande pubblico. Ci sono stati 5-6 momenti chiave del mio canale, momenti in cui si sono creati dei meme veri e propri, e diciamo che non so scegliere con precisione qual è stato forse quello più significativo. Ti posso dire il video che personalmente amo di più, anche se non è qualitativamente bello, è proprio quello che ho nominato prima, l'avventura di Peppe Motocross, ma soltanto perché, ragazzi, ci ho passato 3 giorni, ma 3 giorni veramente, perché non sapevo editare una capra, 3 giorni editare un video. E quindi, sai,
una soddisfazione immensa per me quel video, però poi è andato malissimo, quindi. Poi al di là di questo ci sono per esempio che ne so, la live dove c'è stato il Kiste Pogba, perché avevamo i One to Watch con soli due walkout, uno era Pogba e un altro era Higuain appena trasferitosi alla Juve. E io, da tifoso del Napoli, giustamente potete immaginare quanto amore potevo avere verso Higuain appena trasferitosi alla Juve. E quindi, quando mi esce questa schermata che si blocca FIFA e io so che è un walkout, inizio a urlare per tutta la stanza: chi ste Pogba? Chi ste Pogba? Aspettandomi Pogba. E invece poi, boom, bandierine dell'Argentina, ATT, Juventus, esce Higuain e io... Exit perché? Perché è un progetto, ragazzi, che di e-sport fantastico. È una cosa che quando mi è stata detta, credetemi, all'inizio dicevo: no, non può essere vero, non ci credo, perché veramente siamo a un livello che in Italia, oggigiorno, almeno per quello che vedo io di e-sport, ragazzi, difficile da trovare. E subito ho voluto sposare questo progetto, mi sono, diciamo, oltre loro che mi hanno cercato, mi sono lanciato io anche, perché veramente, veramente mi attira tantissimo e sono felice di farne parte. Quindi quest'anno, mi raccomando, seguiteci tutti, perché ragazzi, io, è inutile che vi dico, ci sono tante cose che vi aspettano perché lo sapete già, ma veramente non avete idea di cosa stiamo preparando.